Complimenti perché il Pescara ha fatto l'ennesima prova convincente di questa stagione, vittoria meritata perché ci sono anche due calci di rigore netti non concessi, il brivido del salvataggio di Mora, però la vittoria è meritata. Non lo so, di sicuro è una vittoria diversa da altre, di grande sofferenza e questo mi piace perché ho sempre detto insomma, che in alcuni frangenti credo che ci voglia una squadra che sappia sporcarsi, no? Che sappia essere umile. E oggi nel secondo tempo, quando c'è stato da soffrire, lo ha fatto. Se poi noi mettiamo dentro questa affermazione il fatto che avevamo una difesa rivista e revisionata per due quarti, credo che prenda ancora più valore la prova della squadra. Però che bravo Cancellotti, l'ha interpretata bene, proprio come piace a lei, anche in pressione alta. Assolutamente, ma io credo che Tommaso in questo inizio di stagione, per abnegazione, per dedizione alla causa e amore della maglia, stia facendo qualcosa di grandioso, proprio come atteggiamento. Questo è quello che insomma molti dei giocatori stanno dando, perché come Luca Mora si è caricato sulle spalle la squadra, Brosco, io, Lescano, Cupone, che magari in certi frangenti sembrano quasi non vedersi, ma sono di un'utilità incredibile a questa squadra, e farei il torto a non nominarne altri giovani. Insomma, stanno veramente capendo che la Serie C a volte è anche questa, sia meno belli ma concreti il giusto, e vorremmo dedicare questa vittoria poi a Filippo Pellacani, che purtroppo insomma ci deve guardare un po' da lontano, ma credo che si meriti questi riconoscimenti. Io faccio una domanda sulle sostituzioni e poi do il microfono in studio al collega Massimo Profeta. Delle Monache ha spiegato come lei vuole che si entri in campo. Si è arrabbiato molto nell'ultimo quarto d'ora perché Vergani e De Sogus probabilmente sono rimasti un po' troppo a sonnecchiare lì e non aiutare la squadra. Sorride, ma non penso che mi dà torto. No, io parlo sempre di atteggiamento, perché ho detto bene? Posso perdonare l'errore a chi è umile e dedito alla causa, e invece mi fa un po' più arrabbiare chi ha una sembianza di presunzione. Questo non ci deve essere. Quindi sei arrabbiato? Mi sono arrabbiato, sì, ma devo dire che De Sogus non era... Vergani ha avuto due o tre possibilità di tenere palla in un momento di difficoltà della squadra e gli si chiedeva quel tipo di lavoro, e invece ha magari fatto delle scelte non appropriate in quel momento. Ecco dove mi sono arrabbiato. Quindi lì ci deve dare una grossa mano a farci rifiatare in un momento di grande difficoltà. Su queste cose i giovani devono capire ancora delle situazioni per poter crescere e farci insomma fare un po' più bella figura o riposare in alcuni frangenti come quello degli ultimi quarto d'ora. La domanda da studio per il tecnico Alberto Colombo. Sì, la mia è una considerazione flash e poi la domanda però da parte di Fabio. Un Pescara, le piace questa espressione? Un Pescara che sa quel che vuole e fa quel che sa senza troppi inutili svolazzi? Io credo che in Serie C bisogna essere, diciamo camaleontici, ma in realtà adeguarsi alla situazione, interpretarla la situazione, perché tutti vorremmo giocare in stile Barcellona per 90 minuti tutte le partite, però il campionato non è questo, perché lo dimostrano le altre squadre che vanno su campi complicati, e quando tu esci da un campo come questo, insidioso, con una squadra che comunque tenta il tutto per tutto per recuperare, devi saper soffrire, perché se non sei abituato a farlo rischi di pareggiare e di perdere anche le partite. Quindi questa credo che sia una forza su cui stiamo lavorando molto, sul fatto che i ragazzi devono essere bravi a interpretare le partite e mettersi il vestito giusto ad ogni situazione. Ci Fabio Ferraresi. Puoi mettere lo smoking per giocare un buon calcio, e a volte invece ti devi sporcare e metterti i vestiti giusti anche in quel caso. Fabio Ferraresi. No, io il mister volevo chiedere, dall'alto della sua onestà intellettuale, che mi pare di aver capito abbia in queste poche settimane, quanto sono importanti per lei questi giocatori, tra virgolette, vecchi, che le stanno dando una mano dal punto di vista del sposare la causa, dell'impegno, del voler proporre quello che lei fa durante la settimana, perché poi facciamo una considerazione prima con Massimo. È vero, avere una squadra giovane è importante per un allenatore magari che vuole anche proporre e fare qualcosa di diverso, però poi avere quei 3, 4, 5 giocatori esperti che tirano proprio
la carretta nel modo giusto. Sono decisamente convinto di quello che dice, perché il lavoro di un allenatore senza dei giocatori che cerchino di tirare il gruppo nella direzione che l'allenatore cerca di indicare diventa sempre più complicato. Quindi avere gente come Luca Mora, Brosco, Cancellotti, Boben, io devo, ecco, una nota di merito, perché in un momento di difficoltà mettersi a disposizione come ha fatto Mattias Boben oggi, stringendo i denti, rischiando anche qualcosina, questo significa che c'è dedizione alla causa. Quindi al di là di Colombo, credo che l'aspetto mentale di questi, tra virgolette, vecchietti sia fondamentale, perché forse nel calcio di oggi uno delle pecche del calcio italiano è che volendo puntare troppo sui giovani non hanno dei punti di riferimento in certe situazioni che gli aiutino con il vissuto che hanno avuto a migliorare certi atteggiamenti, ma sia fuori che dentro il campo. E quindi avere delle persone, prima di tutto persone, quindi come Luca, Mora e tutti gli altri, è fondamentale per un allenatore. Vuol dire che il tuo lavoro è decisamente inferiore rispetto a quando non hai nessuno che trascini, e il trascinatore devi essere te. A me piace mettermi in disparte, perché i trascinatori poi devono essere loro. Mi dica una cosa in chiusura, Colombo. Sabato prossimo c'è Foggia, ma ci sono le convocazioni di Delle Monache e di Plizzari in nazionale. C'è una possibilità, magari visto anche il test amichevole della nazionale, di chiedere che possano giocare e poi vengono restituiti immediatamente? Lo scorso anno Delle Monache andò a giocare con la Feralpi. Non lo so, vediamo se c'è questa possibilità. Ci proverete? Adesso parleremo con la società, abbiamo appena vinto questa di partita e ci proietteremo da domani all'altra. Chiaro che sono perdite importanti, ma anche qui sarebbe una discriminante pensare che chi è presente in rosa non possa sostituire in modo egregio. Oggi è stata una dimostrazione, insomma. Quindi è chiaro che le assenze sono pesanti, però io voglio dare fiducia, non perché la voglio dare a priori, perché quello che vedo in allenamento mi fa star sereno, e so che chi entrerà in campo al posto di questi che mancheranno per un impegno importante con le nazionali, insomma, di categoria, daranno il 100%.